Ecco qua, l'altra volta mi sono filmato cucinando della pasta e adesso sempre le fettuccine, burro, olio, formaggio. Vediamo come viene l'inquadratura, perché non ho un tripode, cioè il tripode ce l'ho, però ecco, credo che il piatto non venga perché sta su un fiasco la camera fotografica. Speriamo che non sia un fiasco di video. Però come potete vedere, c'ho adesso la mischio, le fettuccine col burro, oggi mangio tardi, non so quando uscirà questo video, olio e formaggio grattugiato, perché l'ho messo tutto nel piatto, sta nel fondo. Vedete qua un pezzo di formaggio grattugiato che si è fuso insieme, ma poi due pezzi di carne che nel piatto fondo non posso tagliare, allora mangerò con la forchetta. Allora mangio, vediamo com'è questa inquadratura allucinante, vediamo un po'. Dovrei uscire nell'inquadratura, se viene un video di porcheria spero di no. Io cucino che è un macello, guarda, io cucino che è un macello. Eppure tempo fa cucinavo, adesso ci devo riprendere la mano. La carne che ho riscaldato, che ha cucinato mia madre, la carne, non so come si chiama il taglio, però ce l'ho nell'altro video. Il mio video dove cucino dovrebbe uscire o domani o dopodomani, vabbè che quando vedrete questo video già sarà uscito. Mi raccomando, se volete altri video o tutorial su come cucinare, partecipate nella chat qua accanto, che anche questo video esce in Premiere. Partecipate con Super Chat, così il vostro commento sarà messo in evidenza e più pagate più sarà messo in evidenza. Con gli sticker, che anche quelli più pagate più saranno messi in evidenza. Poi quando questo video sarà disponibile non come Premiere ma come video, compratevi un super grazie, potete scegliere voi quanto pagare, oppure abbonatevi al canale che sarà ancora meglio. Comunque nel mio canale ci sono tanti video suddivisi per liste di riproduzione ed argomenti. Voi guardate le mie liste di riproduzione e adesso mi sembra che c'è un'altra lista nuova che hanno fatto, podcast. Scegliete quale lista di riproduzione vi piace di più guardare e poi cercate un video. Io ho parlato di molte cose negli ultimi 10 anni, quindi se voi trovate un video, perché ho parlato un po' di tutto sempre, se voi volete che io ritorni a parlare di un determinato argomento o che ci faccia un seguito a quel video, sotto quel video troverete il bottone super grazie a forma di cuore con il dollaro scritto dentro, commentatelo, compratevi un super grazie o regalatelo a nome di un altro canale e il vostro commento sarà messo in evidenza. Più pagate più sarà colorito e mi farete richiesta in quel video. Guarda, hai parlato di questi temi in questo video, perché io all'inizio, i primi 3 anni dal 2013, ho fatto video e in ogni video di 40 minuti parlavo di tantissime cose. Poi ho iniziato a farli tematici, non a farli generici. Allora mi raccomando, intanto mangio, sennò se mi raffredda. Poi è successo in YouTube una novità, staranno per mettere la doppiatura probabilmente vocale in automatico, perché io non riesco più a mettere i sottotitoli. Prima potevo mettere 154 sottotitoli ai miei video, adesso no, direttamente mette YouTube sottotitoli in italiano e io, anche se parlo
lo spagnolo, YouTube mi mette solo sottotitoli in italiano e li mette male, chiaramente, perché se sto parlando spagnolo. Per questo, per avere i sottotitoli, devo parlare in italiano. Poi non so se qualcuno parla un altro idioma, YouTube gli mette i sottotitoli nel suo idioma. Ma avevano detto che YouTube avrebbe fatto la doppiatura dei video in automatico. Quindi prendono campioni della mia voce, di tutti i miei video, e adattano il mio tono di voce alla traduzione in un altro idioma, sincronizzandola con le labbra. Buon. Ho riscaldato due pezzi di pasta e ci ho messo la pasta. Quindi mi raccomando, fatemi delle donazioni e partecipate con il super chat nella chat di questa Premier, perché letteralmente gli youtuber spiccoli come me ci vivono delle donazioni più che delle pubblicità. Volete che parli di qualcosa? Chiedetelo con una super chat. Vi piace il mio video del passato? Volete che ci sia una continuazione? A scrivere qua sotto con il super grazie. Guardatevi i miei ultimi video, mi raccomando. Poi pubblico in community molte foto che vi riportano alle liste di riproduzione corrispondenti, per esempio di Gastronomia Casareccia. Non so se chiamare questo un ASMR o RM.
Non ho mangiato biscotti perché... Volevo fare dei video dicendo quello che avevano fatto i figli di La Russa e di Beppe Grillo, cose brutte, sporche, cattive e anche molto maleodoranti. Però poi i supremi algoritmi di YouTube si imbippano, quindi quando troverò il tempo di moderare di moderare il mio linguaggio, farò dei video. Adesso mi chiamano, devo uscire, vi lascio, mi chiamano, devo uscire, ciao, arrivederci dal vostro Sant'Enchan e finanziatemi.